Questo programma è offerto da Si è spento nel pomeriggio di sabato 11 ottobre Alessandro Caravello, 22enne di Monreale, rimasto vittima dell'incidente stradale occorso tra il suo motorino e un pullman parcheggiato lungo la via Basile a Palermo. Sembrava che Alessandro potesse farcela sopravvivere a quell'impatto accaduto venerdì scorso quando, a bordo del suo motorino, il giovane monrealese si era andato a schiantare contro un autobus in sosta. Sicuramente l'alta velocità con cui il ragazzo viaggiava gli è stata fatale, inutili le cure dei sanitari del civico di Palermo che hanno invano cercato di tenere in vita il giovane venditore ambulante. E mentre i genitori della vittima piangono il loro amato figlio, al policlinico Stefania Comito, che viaggiava con Caravello, lotta strenuamente per sopravvivere. La giovane 19enne si trova ancora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Palermo. Le indagini della sezione infortunistica della Polizia Municipale sono tuttora in corso per stabilire cosa possa aver fatto perdere il controllo dello scooter al 22enne, ma al di là delle responsabilità della vittima ci si chiede come mai degli autobus possano sostare alla sinistra della carreggiata, occludendo la visuale e restringendo notevolmente la strada, malgrado a pochi passi, sempre in via Basile, vi sia uno dei più grandi parcheggi di Palermo. L'amministrazione comunale ha indetto per oggi, lunedì 13 ottobre alle ore 18, in sala aggiunta a Palazzo Butera, un incontro cui invita i genitori dei minori disabili. Il tema in discussione riguarderà il servizio igienico personale rivolto appunto agli alunni diversamente abili. All'incontro parteciperanno il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, l'assessore alle politiche sociali, Maria Puleo, i dirigenti rispettivamente del settore politiche sociali e finanze, Costantino Di Salvo e Vincenza Guttuso, e tutti i genitori che vorranno partecipare. Come è noto, il servizio risente, come la maggior parte dei servizi comunali, della situazione di dissesto economico, ha spiegato l'assessore Puleo. Ma non dimentichiamo alcuna problematica delle famiglie in difficoltà e vogliamo dare loro serenità cercando di garantire servizi nonostante il dissesto e contando anche sull'aiuto della comunità e delle associazioni. Lo scopo dell'incontro è infatti quello di aggiornare i genitori dello stato dell'arte e delle procedure che porteranno alla ripartenza del servizio. Indicazioni contraddittorie e segnali stradali celati che creano problemi agli automobilisti di Palermo. Sono in aumento i casi di contestazione di cartelli stradali non leggibili perché nascosti molto bene dalla vegetazione, per non parlare delle ambivalenze tra segnali vicini che confondono e inquietano. In caso di trasgressione di divieto d'accesso di altro segnale, l'amministrazione è sempre lì pronta a far fermo. E se a trasgredire è proprio l'amministrazione? Casi assurdi di cartelli stradali nascosti dagli impianti pubblicitari posti simultaneamente alla segnaletica. Eppure gli organi di competenza non provvedono a far nulla. Un esempio è visibile in via Molise, dove un obbligo di svolta a sinistra è stato avvolto a mo' di involtino dalle piante circostanti. Il cartello si trova in un punto molto critico, in vicinanza del mercatino di Viale Campania, che rende caotica la circolazione, e ignorando il cartello si rischia di andare in controsenso. La polizia municipale, in queste condizioni, si dovrebbe astenere dall'elevare contravvenzioni agli automobilisti che passano e divengono trasgressori senza alcuna colpa. You sexy, sexy dancer. We'll be right back.
sentite ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333 2547 333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Le Voci del Mare, il concorso canoro organizzato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS, ha visto ieri sera, presso il locale Il Girasole di Bagheria, la sua tanto attesa semifinale. Dopo 3 mesi estivi di sana competizione canora, solo i più meritevoli sono riusciti a far parte di questa semifinale che a sua volta ha decretato, grazie ad una giuria di rilievo, i 5 finalisti che si sfideranno negli studi televisivi dell'emittente Canale 8 Palermo. Una competizione dove i telespettatori saranno parte attiva della serata, infatti potranno esprimere la loro preferenza che si aggiungerà al voto parziale della giuria. È stata dura scegliere tra i tanti concorrenti presenti, soprattutto per la loro comune crescita artistica. Proprio per questo, dopo alcune breve consultazioni, organizzatori e giuria hanno scelto di portare negli studi di Canale 8 anche 3 ospiti che, pur non essendo arrivati tra i primi 5 classificati, hanno colpito per le loro capacità. Eccolo con noi, l'abbiamo rubato al palco per 1 minuto, lui è il nostro Roberto Lacorte, ha presentato l'evento Le Voci del Mare, grande fatica ma grande soddisfazione, cos'è da dire stasera? Sicuramente una grande soddisfazione perché siamo stati in grado di scoprire nuovi talenti rispetto a già i vecchi talenti conosciuti. Questo non può farmi che un enorme piacere, anche perché vedere tutta questa gente che questa sera si è riunita assieme a noi, veramente è un'emozione unica e indimenticabile. Voci del Mare non inizia stasera, ma c'è stato un percorso. Come ti senti ricordando tutte le serate trascorse insieme a loro? Come mi sento? Sicuramente soddisfatto e spero che nel tempo, il prossimo anno, le Voci del Mare possa riessere presente come quest'anno e magari con qualche novità. La novità, se verrà, la scopriremo il prossimo anno. Un ampio servizio sulla semifinale di ieri sera andrà in onda sul programma In Eventi di Canale 8. Per tutte le informazioni basterà collegarsi sulla pagina Facebook Le Voci del Mare. Sole, mare, ancora tanto caldo. Sembra che non sia ancora il momento di fare il cambio stagione nell'armadio. Un'estate che sembra non voler finire. E questo fa davvero piacere ai tanti palermitani che nella soleggiata e calda giornata di ieri si sono riversati nelle spiagge del paese, popolando le acque di Ficarazzi, Aspra e Mongerbino. Una domenica di mezz'estate, anche se la stagione è finita da un pezzo. Felici anche i turisti che hanno trovato questo clima temperato e che hanno potuto approfittare del limpido mare e del caldo sole per fare un ultimo bagno. Non siamo ancora pronti a dire arrivederci all'estate. Questo è il pensiero di ficarazzesi che non vogliono tornare allo stress quotidiano. Ma oggi si ritorna al lavoro con la speranza che il prossimo fine settimana sia all'altezza di quello precedente. I carabinieri del comune di Ficarazzi hanno sorpreso e messo alla fuga 2 giovani ignoti, mentre quest'ultimi si trovavano nel plesso di via dell'area della scuola elementare Francesco Paolo Tesauro, intenti a rubare alcuni materiali. Il fatto è accaduto alle 19 circa del 9 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli uomini dell'arma, i 2 giovani si sarebbero intrufolati al primo piano dell'edificio, scassinando la porta ed approfittando dell'assenza del sistema d'allarme, hanno cominciato ad arraffare diversi oggetti. Grazie alla segnalazione di alcuni abitanti della zona che, insospettiti dai rumori, hanno chiamato le forze dell'ordine, che hanno sorpreso i 2 giovani che si sono dati immediatamente alla fuga, lasciando sul luogo un computer ed un microscopio, più altri oggetti ancora da classificare. I carabinieri continuano ad indagare alla ricerca dei 2 colpevoli.
Amaro lunedì per i tifosi di Catania e Trapani, dopo le cocenti sconfitte rispettivamente contro Bari e Livorno. 0 punti in 2 partite è il magro bottino raccolto dal Catania di Beppe Sannino, che non sembra ancora entrato in simbiosi con i suoi giocatori ed il pubblico del Massimino, sempre numeroso sugli spalti, malgrado i non esaltanti risultati dell'ultimo periodo. I pugliesi colpiscono subito con Caputo al quinto, ma i siciliani pareggiano su rigore con Rosina al 20°. De Luca si scatena con una doppietta a cavallo tra il 33° del primo tempo e il 53°. Un altro rigore di Rosina al 65° tiene accese le speranze della squadra di Sannino, ma non basta. Una pessima prestazione dei rossazzurri, usciti sotto i fischi assordanti del pubblico. Unica attenuante per gli etnei le tante assenze, ma i 6 punti in classifica non fanno dormire sonni tranquilli ai catanesi. E sabato si va in trasferta alla Spezia. Gara che potrebbe essere già decisiva per il futuro della panchina di Sannino. Sonora sconfitta del Trapani in trasferta a Livorno, nel derby tra le due squadre granata a stravincere sono stati i toscani. La squadra di Boscaglia parte malissimo e già dopo 10 minuti arriva la prima rete con Siligardi, abile nel sentenziare sotto misura Marcone. Passano soltanto 5 minuti ed ecco l'episodio chiave, vantaggiato si produce in un cost to cost e lo Bue lo livella al suolo, in area di rigore. Penalty prontamente realizzato da Cutolo e ospiti in 10. Da qui in poi la gara non ha più storia, al 23° gli Amaranto fanno tris, ancora con Cutolo. Nella ripresa il Trapani crolla e la doppietta di vantaggiato e il gol di Siligardi decretano la fine della mattanza. Gli uomini di Boscaglia devono immediatamente voltare pagina e pensare già alla gara interna di sabato col Crotone. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! È il 14enne di Prizzi, Alessio Pollare, il vincitore della categoria regina della 7ª edizione del Gran Premio Karting Città di Cefalù Memorial Pino Giardina, gara valida per il trofeo ACI XAI Karting Sicilia, in prova unica su circuito cittadino di Cefalù. Il già esperto 14enne, portacolori della scuderia messinese CST Sport e prossimo al mondiale, si è imposto nella categoria regina della KZ2 al termine di una combattutissima finale disputatasi davanti a un massiccio pubblico a corso numeroso all'ormai tradizionale kermesse motoristica organizzata dalla scuderia di Cefalù Corse in collaborazione con il Karting Club Triscina ed il fondamentale supporto della locale amministrazione comunale. Tra il pubblico l'ospite d'eccezione, il 3 volte vincitore della Targa Florio, Totò Riolo. Una vittoria molto sofferta, arrivata in un weekend in cui ci siamo divertiti e ci siamo confrontati con piloti molto forti, dichiara il pilota CST Alessio Pollara. Ringrazio i miei genitori e i meccanici per il supporto ed un ringraziamento lo faccio anche a Luca Costantino, patron della mia scuderia. Tra i giovani della categoria 60 minicart è stato decretato il successo per il brillante pilotino di Lascari, Santo Macaluso, già campione italiano nel 2013. Sono partiti ieri presso gli anni 20 di Bagheria i casting per Miss Baria 2015, concorso di bellezza che eleggerà la ragazza più bella della città delle ville. L'evento, organizzato da Giopuleo e Tamara Carone e patrocinato dal comune di Bagheria, ha fatto conto dei mi piace alle foto su Facebook e ai voti della giuria per decretare tutti coloro che avrebbero passato questi casting. La giuria ha decretato come più votate di questi primi casting a pari merito Dalila Cipolle e Antonella Grasso. Ospiti della mattinata di casting, i Versi Sonori e Giorgio Gulì,
reduci entrambi da importanti vittorie in ambito nazionale. I casting continueranno nei prossimi mesi e come sempre saranno presenti anche le nostre telecamere. Tamara Carone, organizzatrice dell'evento con Giopuleo Miss Baria 2015, oggi l'inizio, i primi casting, come ti senti? Sono molto emozionata e molto contenta perché, come dicevamo prima, questo evento ha soprattutto uno scopo promozionale per Bagheria, per le bellezze di Bagheria che non sono solo queste splendide ragazze ma anche le bellezze architettoniche e naturali. Quindi la nostra idea è promuovere le ragazze bagheresi nel contesto bagherese. E lo scopo ha un evento benefico perché quello che ricaveremo poi verrà devoluto o per mettere a nuovo un'area verde della città o per acquistare delle giostre per i bambini. Quindi è un evento dei bagheresi per i bagheresi. Allora, qual è l'invito che vuoi dare a tutte le aspiranti partecipanti a questo Miss Baria 2015? Per avere successo credo che sia fondamentale essere naturali, essere se stessi e non scendere mai a patti. Chiaramente questo è un evento piccolo ma che può portare a qualcosa di più grande. È importante per queste ragazze che sono molto giovani e nuove dell'ambiente sicuramente mantenere quella che è la loro coerenza e la loro fiducia in se stesse. Un'ultima chicca, come lavorare con Giopuleo? Con Giopuleo ormai abbiamo creato una squadra fortissima, visto che abbiamo presentato insieme la festa patronale di quest'anno, come sapete, gratuitamente. Ci siamo prestati per la città e ci siamo trovati molto bene, quindi questo è il primo evento che facciamo totalmente da soli, speriamo il primo di tanti. Anche Bruno Parrucchieri qui a Miss Baria 2015, quant'è importante il trucco e il parrucco? Il trucco e parrucco in una manifestazione del genere è la fase primaria per far vedere proprio il volto più bello alla cittadina. Invece tu come vedi questo inizio, come hai visto le ragazze, come erano acconciate per ora? Direi che c'è molto lavoro da fare, però comunque si hanno dei bei visi e sarà un evento che farà esprimere anche la nostra arte e far diventarle ancora più belle. Questa cosa lì ha fatto fare così, quindi anche voi potete farlo. Mille persone che facevano così bellissimo. E alla faccia di chi la credeva una tipa strana, hanno provato a separarla da Loredana, ma non c'è competizione, la famiglia ha un valore troppo alto per... Cantare di prima mattina è un sentirsi la gola un po' chiusa, diciamo bloccata, però è bella. È sempre divertente divertirsi con gente che crede in quello che fa. Ma parlando dell'evento, come ti sono sembrate le ragazze presenti oggi? Tutte molto belle. Se fossi Battisti direi 20 ragazze per me invece che 10, in modo tale da dividerle nei vari giorni. No, sto scherzando ovviamente. Sono tutte secondo me molto, molto belle, hanno tutte le loro potenzialità. Spero che veramente vinca la più bella, la migliore nel sapersi, nel saper esplicare le proprie passioni, perché neanche, bisogna anche saper parlare, sapersi esprimere, non soltanto essere belli fuori, ma anche avere un cervello e essere belli dentro. Anche i versi sonori qui agli anni 20, Miss Baria 2015, ma da dove tornate? Siamo appena tornati da Fiuggi, dalla finalissima del Cantagiro, dove siamo stati premiati nella nostra categoria, abbiamo raggiunto il primo posto nella categoria rap, quindi al momento siamo euforici, contenti. Voglio chiedere invece un'altra cosa a te che sei una ragazza, come ti sono sembrati questi primi casting, le ragazze? Sono tutte bellissime, comunque è difficile giudicare,
Però è stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta forse. Sempre qui con Gio Pulè, organizzatore dell'evento, com'è stato organizzare e arrivare a questi casting? È una faticaccia, anche perché qui il caldo ancora persevera. Grazie anche all'aiuto di Tamara, che mi collabora in tutto, e io cerco di dare una mano a lei nei limiti del possibile. Siamo riusciti a ottenere questa bellissima avventura, la prima avventura che ha visto queste ragazze in passerella. Cercheremo comunque di decidere tra tutte le altre che arriveranno e verranno a partecipare a questo grande evento, soprattutto un evento televisivo che su Canale 8, va bene, andrà per tanti mesi. Grazie. Questo programma è stato offerto da settimana a tutti gli amici ed amiche del meteo.it. Previsioni per lunedì 13 ottobre 2014. Allerta maltempo su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana per forti precipitazioni e nubifragi. Ecco il dettaglio elaborato da il meteo.it. Al nord peggiora forte su Piemonte, Lombardia e Liguria con precipitazioni abbondanti e possibili nubifragi. Prestare molta attenzione, piogge anche sul resto del nord, forti soprattutto sui rilievi e alte pianure. Qualche schiarita in più sull'Emilia Romagna centro-orientale. Al centro peggiora forte sulla Toscana, dai settori settentrionali verso le coste e il resto della regione con temporali intensi e possibili nubifragi. Nubi in Umbria con piovaschi, più soleggiato altrove, coperto in Sardegna. Raggiungiamo le regioni meridionali dove il sole e il cielo sereno poco nuvoloso domineranno tutte le zone. I venti sempre dai quadranti meridionali moderati sul Tirreno, deboli altrove. Temperature previste per questa giornata minime in lieve ripresa e con valori compresi tra i 16 e i 23 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci attendiamo invece 17-25 gradi al nord, tra i 25 e i 30 gradi al centro e fino a 28-31 gradi al sud. La previsione termina qui, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito, arrivederci al prossimo aggiornamento. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 13 ottobre, si ricorda San Teofilo. Il nome Teofilo deriva dal greco Theos, Dio, e Philos, amico, amato, caro. Significa quindi amico di Dio o amato da Dio. Dice il proverbio: su ogni letto dormi male con la colpa per guanciale. Sono nati oggi Yves Montand, Margaret Thatcher, Dario Ballantini. Il 13 ottobre 1307 il re di Francia, Filippo il Bello, fa arrestare i Templari con l'accusa di eresia e confisca tutti i loro beni. Nel 1986 il Nobel per la medicina va alla scienziata italiana Rita Levi-Montalcini per la scoperta del fattore di accrescimento delle fibre nervose. Infine nel 1996 muore a Parigi René Lacoste, un grande del tennis francese che, deposta la racchetta, lanciò sul mercato le famose magliette col coccodrillo. Lao Tzu ha detto: da ogni minuscolo germoglio nasce un albero con molte fronde. Ogni fortezza si erige con la posa della prima pietra. Ogni viaggio comincia con un solo passo. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 13 ottobre.
Ariete, ricominciare la settimana per voi non è difficile. Con il vivace sostegno della Luna in Gemelli affrontate ogni situazione con il sorriso. Le soddisfazioni maggiori vengono dalla vita sociale, mentre il lavoro per il momento langue un po'. Toro, ripresa di settimana problematica e fiacca la vostra. Non avreste nessuna voglia di ripartire, ma il dovere vi chiama. Non potete ignorarlo. Tante le situazioni spinose cui metter mano, ma le idee su come affrontarle sono vaghe e nebulose. Gemelli, la Luna sempre nel segno, diventa stressante a causa della sua opposizione a Marte. Dominare le emozioni per voi oggi sarà molto faticoso. Siete irritabili, perdete la calma con troppa facilità ed entrate in crisi alla minima sciocchezza. Cancro, impegni di lavoro gravosi e forse pure una bega legale rendono faticosa la ripresa della settimana. Avete idee molto confuse sul da farsi. Rivolgetevi ad una persona esperta se non volete ingarbugliare ulteriormente una situazione già complessa. Leone, ricominciate la settimana con grande entusiasmo e ottime chance. Merito dell'amichevole Luna in Gemelli, in ottima sintonia con Giove. Intelligenza e istinto viaggiano a braccetto, una simbiosi che vi consente di superare ogni vostra ansia. Vergine, lunedì più pesante del solito. Questa Luna in Gemelli proprio non fa per voi e finisce col farvi sentire senza motivo nervosi e ansiosi. Ma il vento si accinge a cambiare. Non gettate la spugna proprio adesso che state per uscire dalle secche. Bilancia, le geometrie planetarie di questo inizio di settimana sono splendide. Oltre alla Luna, sempre amica dei Gemelli, potete contare su Mercurio, Venere e Giove. Difficile dire quale sia il settore più baciato dalla buona sorte. Tutto funziona alla perfezione. Scorpione, molta le novità e i cambiamenti e non tutti graditi. Preferireste una situazione più stabile e tranquilla? Non avete voglia di ripartire. Se da soli pensate di non farcela, non esitate a chiedere aiuto a un amico o una persona cara. Sagittario, affrontare il lunedì non è mai cosa facile. Farlo avendo la Luna in irritante opposizione dei Gemelli diventa un'impresa davvero ardua. Umorali, instabili, soggetti a continui e repentini sbalzi di umore, oggi siete da prendere con le molle. Capricorno, molti i pensieri e le idee di varia natura che vagano per la vostra mente, ma oggi non riuscite a concretizzare niente, siete troppo confusi, non stizzitevi se siete un po' inconcludenti, piuttosto tirate i remi in barca e aspettate che passi. Acquario, con questa Luna in Gemelli non avete più scuse. Gettate alle ortiche ogni eventuale residuo di apatia e correte decisi verso nuove avventure. Puntate sulla fantasia e fatevi venire un'idea per trascorrere al meglio il fine settimana alle porte. Pesci, inizio di settimana impegnativo su vari fronti. Vi imponete ritmi frenetici per far fronte ai numerosi disguidi, ma con scarsi risultati. Tentate di guadagnare tempo, studiate a fondo la situazione e prendete le necessarie contromisure.